Buongiorno, oggi parliamo del dito a scatto. La definizione giusta e corretta e scientifica del dito a scatto è tenosinovite stenosante. Quindi la tenosinovite è una infiammazione della guaina, del tendine, quindi noi abbiamo nella mano delle strutture che accolgono i tendini, quindi come delle piccole gallerie che sono lubrificate, all'interno del quale il tendine deve scivolare per permettere la flessione, l'estensione completa e agile. Quando si verifica una situazione infiammatoria, questa guaina tende talvolta a produrre del liquido in più, quindi c'è una situazione di gonfiore. Questo gonfiore può essere momentaneo oppure essere associato ad altre situazioni tissutali un pochino più gravi. Quando è momentaneo, questo gonfiore può creare una piccola limitazione nel movimento, per cui il dito può rimanere per un momento in flessione e avere difficoltà all'estensione. Talvolta si creano delle situazioni di fibrosi, quindi il tessuto della guaina o talvolta il tessuto del tendine possono presentare delle cisti, delle fibrosità, delle situazioni, delle retrazioni, quindi delle situazioni in cui c'è proprio una meccanica alterata tra due superfici di scivolamento. In questo caso può succedere che il dito possa rimanere piegato e avere difficoltà a estendersi completamente, quindi rimane in questa flessione. Quando poi viene fatta una forza maggiore, c'è questa tendenza a aprirsi in maniera veloce, quello crea lo scatto. Questo dito a scatto può essere, come dicevo, una prima fase di una patologia un po' più grave o una situazione dovuta a un'infiammazione passeggera. È molto importante quindi cercare di affrontare da subito la causa di questa patologia, perché se abbiamo fortuna e rimane soltanto un'infiammazione passeggera, avremo difficoltà minima ad aprire e chiudere il dito, ma questo per quanto riguarda l'attività musicale può perturbare tutto ciò che è agilità, quindi la velocità, tutto ciò che è recupero, quindi io avrò difficoltà anche durante la vita quotidiana ad avere apertura e chiusura normale, quindi dovrò in qualche modo perturbare il mio controllo sulle dita, nell'apertura e nella flessione. Quindi è molto importante intervenire subito. In che modo? Verificare i carichi, quindi la frequenza, la pressione, la posizione che voi utilizzate durante la pratica musicale, eventualmente sottoporvi a un controllo medico o eventualmente una cura antinfiammatoria, avere un approccio rieducativo su tutto quello che è la pervietà, quindi la fisioterapia della mano, che può aiutare a dare benefici nello scorrimento di questi tessuti tendinei all'interno della guaina, fino ad arrivare poi a delle situazioni più gravi che richiedono la chirurgia. Il dito a scatto ha diversi tipi di gravità, diciamo si parla di 4 livelli di gravità. Il primo è se c'è gonfiore a livello della guaina tendinea, lo vedete all'inizio del vostro dito, quindi dal palmo all'inizio del dito, si crea un piccolo gonfiore sulla parte palmare. Però l'estensione è un po' limitata, ma si può tranquillamente muovere. Talvolta c'è un blocco in flessione, quindi il blocco in flessione può essere però corretto attivamente, quindi io se apro riesco in una situazione senza sforzare ad aprire il blocco, quindi a forzare il blocco. Il terzo grado, diciamo, è un grado un pochino più importante, per cui attivamente non riesco ad aprire, però se lo faccio con l'altra mano o se viene fatto dalla pista posso sbloccarlo. Il grado più severo è quello con il blocco completo, quindi non c'è la possibilità di aprire il dito, ma questa è una situazione veramente severa. È importante valutare che non siano altri tipi di patologie, sempre delle fasce tendine della poneurosi della mano, come il morbo di Dupuytren e altre patologie un pochino più severe. Da qui si viene dal livello di gravità, si decide per quanto riguarda il trattamento. A questo punto la chirurgia deve essere ovviamente
una chirurgia specialistica in base a quello che voi fate, perché se avete a che fare con dei lavori pesanti richiede, diciamo, un certo approccio. Se voi avete a che fare con degli strumenti musicali, siete in una carriera artistica, dovete informarvi e quindi cercare una rete di ortopedici o di chirurghi specialistici in quell'ambito. Quindi il dito a scatto è molto importante. Di solito cosa fa? Durante la mattina crea una maggiore limitazione, soprattutto appena svegli. Durante il giorno, muovendo, il dito si riattiva un po'. Talvolta, dopo aver faticato, dopo aver praticato, nei minuti di raffreddamento, nelle ore di raffreddamento, ritorna poi in blocco. Quindi nel momento in cui questa situazione non ritorna spontaneamente ad uno stato di normalità, recatevi a farvi controllare per verificare quello che è il vostro livello di gravità e intervenire prontamente con successo. Alla prossima!